Voglio dire solo due cose, prima di presentare, che poi presenterai il prossimo relatore, alcuni no, mi hanno chiesto alcune informazioni, allora voglio tre slides per dirvi questo. Se è vero che noi dobbiamo dare un servizio non al cliente ma al paziente, ma io non posso chiamare paziente perché non sono medico, se ci dobbiamo veramente, come abbiamo visto fino ad ora, in queste di occuparci di vera prevenzione, mi hanno detto cos'è che possiamo offrire alle persone? Dobbiamo offrire innanzitutto esclusività e prestigio. Quando si parla di prevenzione dobbiamo parlare di queste cose, di innovazione, di emulazione, di garanzia, di comodità e poi la fiducia. E come nel 2001 uscì questo articolo che il tuo DNA non è il tuo destino, perché sapete che tutto qua sembra che tutto sia partito da questo tutti fanno riferimento a questo la pagina, la copertina del Time nel 2001, e da lì poi sono iniziate le cose. Pensate ancora oggi che noi andiamo a parlare di epigenetica, la gente guarda così, dice ma poi epigenetica, no? È vero o non è vero? Parli di epigenetica e le persone dicono ma cos'è l'epigenetica? Penso che a livello medico non sia accettabile. E quindi il fatto che noi oggi siamo qui nella riprogrammazione a livello cellulare, come vedremo col professor Biava più tardi, il grado di fare vera prevenzione, il fatto di utilizzare molecole straordinarie che poi vedremo come la creatina, perché oggi è anche l'occasione di un lancio di un prodotto rivoluzionario secondo me, che è una molecola conosciuta da tempo, ma probabilmente le vere applicazioni cliniche non sono conosciute molto bene. Vero professore? Giustissimo. E quindi cosa possiamo fare? Possiamo innanzitutto, parlando di quello che abbiamo detto questa mattina, incominciare veramente a fare prevenzione. Quindi ecco perché io ci tengo, perché qui poi possiamo consigliare i minerali adeguati, gli antiossidanti giusti, i cibi corretti, l'integrazione di aminoacidi, gli acidi grassi essenziali, possiamo valutare l'impatto sul sistema gastrointestinale, si parla tanto di microbiota, però poi non andiamo a approfondire quelli che sono veramente i problemi del microbiota. E quindi per alzare il nostro sistema immunitario come abbiamo visto prima. Ecco che avere un sistema che ci permette di dare il giusto equilibrio nutrizionale e quindi in solo 12 minuti dare una risposta, quindi riuscire a avere un'anamnesi, fare l'anamnesi che facciamo classica, arriva il test e andiamo sulle priorità del paziente. Io dico sempre, non puoi continuare a avere un rapporto in base a quello che tu sai, che pensi, perché hai imparato così, perché il metodo è questo. Quindi se è vero che dobbiamo adeguare, dobbiamo modulare l'apporto, quello che dobbiamo fare, le azioni specifiche, secondo quello che ha bisogno il paziente, i bisogni del paziente, e non quello che pensiamo sia giusto. Quindi mettere insieme la nostra anamnesi con quello che il paziente ha bisogno e quindi dargli un report ottimale. Ne abbiamo tre, anche quello vegan, e quindi ognuno ha la sua verità, cerchiamo di unire le forze. Grazie professore, grazie. Grazie Giorgio.